Eccoci qui, continuiamo i lavori di questa giornata. Prima però facciamo un breve riepilogo per ribadire quali sono i concetti, i temi e gli spunti che abbiamo già evidenziato e che potremo poi rimettere sul tavolo nel corso delle future tavole rotonde a partire da quella che vi annuncerò a breve. Allora, abbiamo sentito poco fa il parere del professor Rainer Masera, naturalmente con la sua lunga esperienza nel mondo delle istituzioni, nel mondo accademico e in quello bancario, ci ha aiutato a analizzare gli scenari economici futuri, quindi come rapportarsi a quello che accadrà naturalmente a partire dalle possibili ripercussioni sul mercato del credito. Prima di lui Pier Giuseppe D'Innocenzo, altro preziosissimo contributo in questo forum che ha tracciato il perimetro delle politiche di vigilanza e di misurazione del rischio che adotterà proprio la Banca d'Italia per rispondere alla situazione dei prossimi mesi. Quindi anche qui scenari futuri ovviamente da un altro punto di vista, ribadendo gli obiettivi di breve e lungo periodo per una gestione efficace e organica degli NPL e UTP. Dopo queste due premesse che hanno voluto ovviamente essere di carattere più accademico istituzionale, andiamo adesso a confrontarci con chi si occupa direttamente di NPE e risk management, due funzioni che hanno molti punti in contatto e interesse in comune, lo scopriremo appunto strada facendo all'istituto all'interno di alcuni dei principali istituti bancari. Quindi do il benvenuto ai miei ospiti, parto da coloro che sono venuti a trovarci in studio: Massimo Famularo, Head of Finance and NPE, Luigi Luzzatti, benvenuto, grazie per essere qui. Salve. Riccardo Marciò, responsabile area NPL Banco di Desio della Brianza. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a voi per essere qui con noi naturalmente. E in collegamento saluto Eugenio Alaio, Chief Risk Officer Banca di Credito Popolare, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Gaetano Lattanzi, Head of NPN Legal, Risk Management, BAV, Bausparkasse AG, Gruppo Deutsche Bank, grazie. Ha salutato ma non abbiamo sentito l'audio, ma rifacciamo, nel senso che lo sentiamo adesso, lo sta attivando. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno, qui. Scusatemi, ringrazio per l'invito e saluto anche gli amici con i quali spesso condividiamo questi tipi di appuntamenti, oltre che la professione ormai da tanti anni. Grazie, grazie, è un piacere per noi. Saluto Andrea Ricci, direttore generale Cerved Credit Management, Cerved Group, buongiorno anche a lei. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Allora, è chiaro che poi voi vi conoscete, ovviamente lo avete detto, siete interlocutori che possono dare diversi punti di vista. Con voi mi piacerebbe proprio affrontare il tema strategico e operativo legato alla gestione dei crediti deteriorati, quindi dopo gli interventi istituzionali. Prima vorrei dare qualche dato, rubo ancora qualche istante ai miei ospiti, però poi do tutto il tempo a loro di analizzare i punti. Allora, quello che mi sono segnato, poi mi direte voi se mi sono scordata qualcosa e se effettivamente sono i temi fondamentali. Allora, osservando le principali operazioni, gli NPL del 2021 hanno raggiunto i 31 miliardi complessivi, con il mercato secondario che incide per il 30%. Le operazioni su portafogli UTP sono state invece di circa 2 miliardi, in parte anche per il posticipo di alcune operazioni. Altro aspetto, per quanto riguarda il biennio 2022-2023, diversi analisti hanno previsto un aumento di questi flussi, di nuovo deteriorato nei bilanci bancari, e parliamo, anche qui possiamo dare una cifra, all'incirca 60 miliardi complessivi nei due anni, quindi per questo biennio, con un ritorno ai livelli prima della pandemia stimato già nel 2024. Allora, altro aspetto, all'interno di questo scenario cosa emerge? Un primo dato interessante, il probabile sorpasso degli UTP rispetto agli NPL. Una novità questa che porta con sé proprio l'esigenza di sviluppare nuove competenze di valutazione da una parte e poi gestione, quindi per passare all'aspetto più pratico. Ultimissimo aspetto, a questo si aggiungono purtroppo le attuali conseguenze della guerra in Ucraina, perché ci siamo appena lasciati alle spalle, ancora non del tutto a dire la verità, la crisi pandemica, l'emergenza legata proprio al Covid ed ecco arrivare anche la guerra in Ucraina. Quindi il rischio, perché di questo si parla, di chiusure delle imprese per l'aumento dei prezzi delle materie prime. La notizia proprio che ci sta preoccupando è questa, che molte imprese preferiranno magari chiudere, non produrre, proprio per i costi elevati e anche la carenza di materie prime, la mancanza di reperibilità. E quindi, insomma, naturalmente questo potrebbe costringere gli istituti di credito a effettuare delle rettifiche. Allora,
Io partirei sempre per una questione di presenza in studio, però insomma io girerei un po' la domanda a tutti, perché partirei da qui. Massimo Famularo, ci diamo tutti del tu perché è una giornata proprio di confronto, quindi penso che sia doveroso. Quali strategie bisogna subito mettere in campo o avete pensato proprio per gestire la complessità degli UTP alla luce degli scenari che abbiamo, di cui abbiamo parlato? Le garanzie statali, per esempio, possono essere d'aiuto per questa tipologia di crediti? Allora, sicuramente diciamo, quando si parla di UTP, la cosa da specificare chiaramente è che parliamo di crediti che sono ancora vivi, quindi diciamo, necessitano chiaramente di competenze sia di carattere gestionale che diciamo, di strumenti chiaramente che sono diversi dai crediti non performing, che come sappiamo diciamo, per i quali chiaramente è stata conclamata l'insolvenza della controparte. Per quanto riguarda le garanzie statali, ricordiamo che almeno al momento l'ultima, quella delle GACS che è in scadenza il prossimo diciamo, 25 copre solamente le sofferenze bancarie, quindi non ancora gli UTP. In molti casi si è ventilata la possibilità che questa garanzia venga estesa anche agli UTP, non è stato fatto per gli ultimi rinnovi. Vedremo in quello che molti dicono essere il probabile rinnovo previsto per il mese di maggio, che vedrà quasi sicuramente diciamo, un peggioramento delle condizioni per le banche cedenti, nel senso che sarà richiesto un rating più elevato e questo si riflette chiaramente sulla struttura di questi strumenti di cartolarizzazione, quindi diciamo con dei prezzi meno convenienti per le banche e alcune diciamo, modifiche per le società di servicing, poi ci sono i colleghi qui insomma che danno maggiori dettagli. E quindi direi, provando diciamo, un pochino a tirare le fila per quanto riguarda gli UTP, a mio avviso diciamo, il messaggio è quello sicuramente della necessità di una gestione proattiva, perché quello che abbiamo visto negli anni passati è che tendenzialmente prima anche dell'introduzione di modifiche regolamentari, quali il calendar provisioning, che di fatto forzano gli istituti di credito ad accantonare diciamo, come posso dire, provision per come posso dire, i crediti, essenzialmente non ci si può più permettere la stabilità, perché chiaramente i crediti vedranno il loro valore decrescere nel tempo per via regolamentare, e quindi l'approccio deve essere sicuramente indirizzato a soluzioni proattive che guardino alla, diciamo, considerando anche che c'è stata la pandemia e adesso c'è la guerra, una formula di triage, se vogliamo, che è quella sostanzialmente di individuare quelle che sono le esposizioni per le quali è possibile un rientro in bonus e quindi lavorare per ristrutturare con la normativa sui forbonus, quindi cercare di rimettere diciamo, in stato di performing quello che può essere fatto, e d'altro canto invece di gestire la liquidazione di quello che in realtà purtroppo non può essere più riportato in bonus ed deve necessariamente essere poi classificato a non performing. Certo, assolutamente, quindi cambiare proprio a prescindere, cioè prima di tutti gli altri passaggi c'è la visione di insieme, no? Da lì, e poi gestione proattiva. Io mi sono segnata proprio questa parola perché riparto poi con Riccardo Marciò. Sei d'accordo? Assolutamente e sì. E cosa aggiungeresti insomma, certo, sempre relativamente a questo tema? Fin dall'inizio dell'avvio del mercato degli UTP, che è abbastanza recente, è sempre stato un mio cavallo di battaglia, i colleghi mi avranno anche sentito. Io sono anche un po' preoccupato di questa cosa, perché parlo del mio interno e sarò sintetico, perché così lascio ovviamente la parola agli altri, senza problemi, agli altri punti, colleghi. Certo. Io parlo del mio interno. All'interno della mia divisione, i collaboratori che seguono gli UTP non mi interessa se conoscono la procedura civile e le esecuzioni immobiliari, ma devono saper leggere e radiografare un bilancio. Quelli che seguono le sofferenze non mi interessa assolutamente che sappiano leggere un bilancio, ma devono sapere come funzionano le procedure in tribunale. Sono due mondi completamente diversi. E quindi è chiaro che in particolar modo nelle cessioni di UTP la nostra preoccupazione è che ci sia questa esperienza all'interno dei servicer che acquistano. Questo è fondamentale, perché se no andiamo a fare delle operazioni che sono addirittura in danno ai clienti e non di vantaggio. Non si possono gestire a livello liquidatorio. Per quanto riguarda la garanzia di Stato, io qualche perplessità l'ho sempre avuta. Il motivo è abbastanza semplice ed è proprio legato a questa grande differenza tra i due mondi. Una garanzia di Stato ha bisogno di un rating. Le agenzie di rating hanno bisogno di una stabilità di un business plan per poterlo valutare. Ecco, una stabilità gli UTP non la daranno mai, perché un UTP per essere salvato probabilmente ha bisogno anche di iniezioni di liquidità e quindi ha bisogno di investimenti, ha bisogno di aumento di esposizioni.
E questo aumento di esposizioni come si legge con un bilancio iniziale, un business plan iniziale di recuperi che dava determinate curve, determinati incassi? Quindi ecco, la vedo un po' difficile come applicazione e penso che sia uno dei motivi per cui ancora oggi, nonostante le grandi richieste, la garanzia di Stato non sia stata estesa diciamo agli UTP. Un po' un paradosso, un po' un cane che si morde la coda in questa fase soprattutto anche di incertezza, no? Non a caso abbiamo voluto ribadire più volte come l'apertura dovesse essere proprio sugli scenari futuri legati alle notizie d'attualità, questo è chiaro, quindi è ancora più complicato riuscire a muoversi. Eugenio, Alaio, arrivo da te. Insomma, cominciamo a unire tutti i vari punti, a mettere insieme le considerazioni. Lo scenario si presenta effettivamente ancora più complesso? Certo, mi riaggancio a quello che diceva Massimo e quello che ha detto poc'anzi Riccardo. È vero, c'è una complessità e c'è una mancanza di cultura, perdonatemi la considerazione, bancaria, a trattare le imprese come imprese in potenziale continuità da sostenere e affiancare per una ristrutturazione aziendale. Metto sul piatto altre complessità, innanzitutto per gli UTP IFRS 9, che hanno introdotto l'esigenza di attualizzare le posizioni in UTP. E a questo aggiungo anche le problematiche che potrebbero derivare dall'introduzione del codice della crisi in impresa, che introduce degli strumenti di ristrutturazione, in particolare 4 tipologie di piano, che in qualche modo costringeranno le banche ad avere una cultura per poter sviscerare tutte le problematiche di gestione della crisi in impresa. Per quanto riguarda il supporto delle garanzie statali, io non mi fermerei alla GAX, cercherei di prevenire prima di cedere gli asset che sono caratterizzati dall'essere deteriorati. Voglio dare un dato che si aggiunge a quelli che hai dato tu un attimo fa relativamente al mercato. Sì. Esiste anche una categoria di crediti che è molto importante, quelli che sono in stage 2, e lo stage 2 nell'ultimo biennio ha visto un incremento come peso sul totale dei crediti che è passato dal 9 al 15%. Nel tempo, grazie agli scenari avversi e all'incremento delle probabilità di default, a proposito leggevo stamattina i primi dati di Cerved che mostrano per il 2022 un incremento del PD, e in questo senso il supporto statale può essere visto nel fondo di garanzia. Il fondo di garanzia non consente di garantire posizioni deteriorate, sono escluse e peraltro non debbono ricorrere ai requisiti di difficoltà finanziaria di cui la normativa europea, pur tuttavia se, e questa è un'estensione recente perché sono state estese le facilitazioni anche alle imprese che sono classificate in classe 5, che per intenderci denotano una situazione di stage 2 di grossa rischiosità ma non ancora deteriorata. In questo senso si potrebbero costruire prodotti ad hoc da far garantire dal fondo di garanzia per tutelare le banche e quindi per drenare anche meno patrimonio, perché noi ci dobbiamo confrontare con un saving patrimoniale che mira a contenere gli RWA. In questo senso un'attività di prevenzione potrebbe consentire un minore ingresso a UTP e quindi una minore esigenza di gestire questa grossa fetta di portafoglio. A questo voglio aggiungere poi la problematica dei FIA. È vero che le operazioni sugli UTP sono recenti, ma sono tutte concluse in uno scambio crediti contro FIA, e i FIA hanno una problematica legata alle valutazioni che discendono dall'IFRS 9, che vengono trattati con una metodologia look-through che può far incorrere la banca anche a ponderazioni che arrivano al 1250%. Ok, beh, già abbiamo visto appunto come sia Riccardo che Eugenio abbiano iniziato il loro ragionamento proprio, anche Massimo, in modo diverso sul discorso della formazione, della cultura, no? di approfondire alcuni aspetti che forse, non so, confermatemi, avrebbero dovuto essere approfonditi prima. Lo diciamo ovviamente sempre partendo dal presupposto che spesso arriviamo in ritardo sulle cose quando ci sono delle emergenze, però insomma forse è arrivato il momento giusto per farlo. Gaetano Lattanzi, ripartiamo da qui naturalmente anche con le tue considerazioni. Sì, io il mio intervento cercherò di focalizzarlo un po' cercando di riconciliare gli altri.
Fermo restando, diciamo, che la mia posizione, la posizione del mio istituto di credito è un qualcosa in mezzo tra, mi sembra, quella di Riccardo e quella di Eugenio. Quindi vado per differenza. Uno, io personalmente, anche il mio istituto di credito, siamo, diciamo, contrari all'evoluzione della GACS limitatamente agli UTP. Perché riteniamo che non sia giusto, non sia fair un mercato degli UTP. Riteniamo che l'UTP sia un mondo un di cui della situazione bancaria, del rapporto cliente-banca, e ricordiamoci che una controparte UTP come past due è sempre un cliente, non è una sofferenza, quindi un debitore. Mm-hmm. Riteniamo che la banca si debba dotare, e quindi qui mi ricopio a Riccardo, di competenze tra di noi, forse operatori del settore, li chiamiamo settoristi, no? Quindi, diciamo, il bravo direttore di filiale deve essere riconvertito in questo tipo di attività, perché sostanzialmente il cliente UTP è sempre un cliente, va gestito, va aiutato e va supportato. Allo stesso tempo, Eugenio parlava della riforma della crisi d'impresa, del codice, infatti col senno di poi sarebbe stato carino invitare il professor Inzitari, che è uno dei padri della riforma. È importante creare un contesto, un ambiente al mondo bancario che gli consenta di lavorare al meglio e senza paure e restrizioni queste posizioni, cioè dare dei tools. Perché questo? Perché ricordiamoci che riperformare, rinegoziare, allungare, tagliare l'esposizione, erogare nuova finanza sono tutte bellissime parole, ma come abbiamo anche detto con Riccardo al convegno NPL UTP a Verona, le banche devono essere dotate degli strumenti anche normativi e regolamentari, da una parte, che permettono di fare questo, e dall'altra anche la Procura della Repubblica deve essere disponibile a supportare in questo le banche. Perché la Procura della Repubblica? Perché se noi facciamo delle attività su queste posizioni e malaugurosamente poi questa attività non va a buon fine, le posizioni falliscono, e la banca, oltre a smenarci dei soldi, i dipendenti bancari rischiano anche personalmente. Stiamo parlando di concessione abusiva del credito e via dicendo. Ecco, quindi è molto importante che ci sia una normativa, dei tools di supporto, ma anche una visione di supporto da parte dei soggetti coinvolti. La Banca d'Italia, anche qui, quando arriva a fare l'ispezione, se dobbiamo lavorare di questi tipi, li dobbiamo lavorare. E quindi guardarli sotto un'ottica. Invece spesso, quando l'ispettorato arriva, e questo non è una critica per Giuseppe, ma è una considerazione, l'ispettore medio tende a farti riclassificare. Mm-hmm. Ok. Beh, quindi competenze, il ruolo della banca ovviamente che è centrale, però naturalmente oltre a conoscenze anche a sviluppare le competenze e le conoscenze in base ai ruoli, no? Sì. Scusami se insisto, sì, competenze ci sono, devono essere solo spostate come esatto, infatti dalle filiali alla direzione generale, l'humus, il territorio, il contesto normativo di applicazione e di visione degli altri stakeholders, permettetemi, però chiedo conferma anche agli altri, va un po' aiutato, spinto e maturato. No. Se no tutta sta roba prima o poi diventa... Volevo proprio insistere appositamente su questo concetto, adesso do subito la parola anche a Andrea Ricci, proprio di ruotare in modo corretto le competenze, in modo assolutamente puntuale e millimetrico, cioè perché altrimenti poi ci possono essere dei problemi. Ovviamente bisogna avere risorse, supporto e i mezzi, insomma, quello che è emerso dalle parole e che condivido, insomma, vale un po' per tutto, figuriamoci per un argomento sensibile come questo. Andrea Ricci, appunto, ripartiamo da qui e chiudiamo anche il primo giro di domande per poi fare passi ulteriori. Allora, certo, non è facile parlare per quinto dopo che sono stati espressi tanti concetti molto ficcati e molto interessanti.
Sicuramente quello a cui faceva riferimento Gaetano, che ha aperto un pochino, no, lo spazio anche a tutti quanti gli altri stakeholder, è un concetto assolutamente importante, perché la gestione di UTP deve essere un qualcosa, cioè uscire un po' da questa situazione ha bisogno di tante sfaccettature e anche un supporto degli stakeholder esterni rispetto alle istituzioni finanziarie è sicuramente importante. Fatemi fare però un paio di considerazioni un po' più complessive. Da un lato, così, quasi una provocazione, però il concetto che siamo arrivati alle, come dire, cessioni al mercato degli UTP è secondo me un pochino controintuitivo, nel senso che l'UTP dovrebbe essere una situazione intermedia, che veramente dove le posizioni entrano, in parte dovrebbero tornare in bonus, in parte dovrebbero andare a sofferenza. Il fatto che esistano portafogli che si stratificano, si consolidano per così tanto tempo fino a raggiungere i volumi che stiamo vedendo, secondo me è un pochino una distorsione di questo contesto, legata anche a fattori di moratoria, legata a tanti argomenti, a tanti fenomeni che l'hanno abilitata, però diciamo non è completamente intuitivo se uno va a leggere un pochino tutta quella che è la natura, dovrebbe essere dal punto di vista anche regolamentare, di queste condizioni. Ciò detto, il mercato degli UTP è complicatissimo, nel senso che questa definizione regolamentare comprende praticamente tantissime sfaccettature. Oggi i provider si sono posizionati sulle grandi posizioni perché è facile, un lavoro da boutique, sulle piccole perché è un lavoro in cui in qualche modo il cost to serve, così come molto importante, ti fa decidere di sacrificare un pizzico di valore per procedere a delle cessioni for workflow di pacchetti molto numerosi ma di piccolo importo. La gestione degli UTP di medio importo è piuttosto complessa, diciamo, è un po' la partita su cui si gioca, cioè l'ambito su cui si gioca la partita dei prossimi anni, e ha sicuramente bisogno di competenze, però mentre le competenze sono comunque competenze piuttosto costose, piuttosto rare, e sulle posizioni grandi e medie si possono investire, medio-grandi, diciamo, quando andiamo sulla parte più piccola e granulare del portafoglio, sicuramente abbiamo un limite, no, di costo di investimento che posso dedicare alle singole posizioni, e lì può sicuramente aiutare la tecnologia, la gestione dei dati, gli algoritmi, che possono supportare in modo molto veloce, molto intuitivo, la definizione di strategie di gestione sulle posizioni anche un po' più piccole. Quindi diciamo che su questo stiamo puntando molto, e pensiamo che il mercato del servicing alle banche su UTP non sia un vero e proprio mercato, ma il supporto per questo tipo di attività, cioè di analisi, di indirizzamento e tutto, possa essere qualcosa di efficace. Fatemi, ecco, dire un'ultima, sì, parola. Sì, prego, prego, certo. Sulle garanzie. Allora, il concetto di una garanzia statale, anche se condivido l'atteggiamento di Gaetano, quindi diciamo è un mercato di clienti veri, cioè un segmento di clienti veri, non è giusto ci sia un mercato. Però diciamo che in qualche modo le garanzie di qualunque tipo, GAX, non GAX, qualcosa di simile, potrebbero aiutare a far deleverage e a far uscire dai bilanci delle banche porzioni di UTP importanti. Però poi manca un pezzo. Quello che stiamo vedendo è che quando questi portafogli di UTP escono dai bilanci bancari e ci sono ancora dentro posizioni che meritano di essere ristrutturate e riportate in bonus, una volta che questo avviene bisogna trovare il posto dove metterle. Che cosa voglio dire? Che una volta che un portafoglio di UTP è uscito da un bilancio bancario, sta su un veicolo di cartolarizzazione o su un portafoglio di un investitore, e una componente di queste posizioni ridiventa performing e inizia, come dire, a mantenere in piedi un piano di ammortamento nuovo, non può stare dentro questi portafogli, dentro questi veicoli, fino alla maturity naturale dei piani, che sono magari 20, 15, 18 anni e così via, per una serie di motivi, anche intuitivi a chi un pochino lo conosce, ma anche finanziari, di costo del funding e così via. E quindi è necessario che, perché si sviluppi il mercato del deleverage degli UTP, ci siano anche soggetti sul mercato pronti a comprare questi portafogli una volta che riperformano a dei prezzi in linea con la caratteristica e con il valore intrinseco di queste situazioni già lavorate. Certo, poi è chiaro che magari poi prima di salutarvi affronteremo anche questo punto, che in questo contesto stanno anche cambiando le priorità, no? Per chi fa il vostro lavoro, ma già lo avete detto in modo diverso, e peraltro adesso è emerso come il mercato UTP sia complicatissimo da gestire. Facciamo un passo in avanti. Gli NPL, sì. Allora, tanto io a scuola come comportamento avevo 4, e si vede anche dal look. Ce ne siamo accorti, però va bene, ecco. Non c'è problema.
due precisazioni secondo me doverose sul discorso di Andrea, il quale peraltro è responsabile della struttura che gestisce sia i miei NPL che i miei UTP e della quale devo dire sono molto molto contento. Allora, primo, condivido tantissimo quello che ha detto, parte alta, parte bassa. Diamo dei numeri, parliamo di un soggetto che non c'è. AMCO gestisce in modo esternalizzato tutti gli UTP fino a 500.000 euro, quindi la struttura di Fabio Pettirossi in maniera esternalizzata su addirittura più di 10 servicer, proprio per riprendere, dare un numero, un valore a quello che diceva Andrea. E dall'altra parte non mi piace dal discorso di Andrea una parola che vedo, sento spesso: deleverage, portare fuori dai bilanci delle banche. Ma cioè, quando una roba esce dal bilancio di una banca, comunque è una roba che nella nostra società, nella nostra economia, nel nostro mercato c'è e rimane, non è sui nostri book, ma sei book di qualcun altro. Allora, che cosa dico? Mentre è giusto questo discorso per gli NPL, perché l'attività che va fatta è liquidatoria e quindi noi dobbiamo liberare il coefficiente monetario per poter fare altre erogazioni, sugli UTP è un danno che ci sia un mercato degli UTP, ma è un danno all'economia reale. Perché? Perché è vero che quella posizione non sarà più sui bilanci bancari, ma sarà presente nell'economia reale del paese. E chi più meglio di una banca può far sì che quella posizione, se deve vivere, ritorni in bonus, e se non deve vivere, però, non deve vivere da subito. Quindi io in questo ho un approccio keynesiano. Concordo invece con Andrea sull'ultimo pezzo, che questi stock è insensato che siano cresciuti così, c'è qualcosa che non funziona, troppe banche li tengono lì a bagnomaria e bisogna avere le palle per o rimetterli in bonus o farli morire. Allora, grazie. Ottime osservazioni. Adesso ovviamente, visto che invece avevo il massimo dei voti in condotta, cerco di riequilibrare tutto, faccio una battuta. No, vado da Andrea giusto per una controbattuta, poi anche i miei ospiti in studio, poi naturalmente anche Eugenio. Cioè, facciamo così, rifacciamo, sì, come è giusto che sia, perché poi le sollecitazioni sono quelle di cui dicevamo, è giusto anche che vadano un po' a cambiare la scaletta di partenza. Facciamo scorrere il flusso, che va benissimo, poi con Gaetano funziona sempre piuttosto bene. Ok, Andrea, sì. Posso dire solo due parole su quello che diceva? L'unico punto su cui mi ho un po' controbattuto e cerco un attimino di sostanziare. Io sono d'accordo, cioè il principio che l'UTP sia una posizione viva e dovrebbe restare in banca lo sposo al 100%. Poi di fatto succede che però non funziona sempre così. Una riflessione che butto sul tavolo è che però spesso sulla parte media non tutte le banche sono in grado di affrontare tutte quelle situazioni. Per cui un passaggio attraverso un portafoglio di un investitore che ne compra un pezzo, mette un servicer professionale a scandagliare tutto il portafoglio, rimette in piedi le situazioni che hanno diritto di rimettere in piedi, crea un vantaggio, secondo me, rispetto alla gestione inerziale dell'economia, ma ha bisogno poi di uno scenario di atterraggio. Cioè queste posizioni ristrutturate e che stanno in piedi devono ritornare o in una banca specializzata o in qualcosa di simile, perché non possono rimanere nel portafoglio di un investitore speculativo. Certo. Allora, facciamo anche un giro degli altri ospiti su questo, perché mi sembra importante. Massimo Famularo e poi naturalmente Riccardo Marciò e poi andiamo da Eugenio. Ma allora, velocissimamente io risponderei al keynesianismo di Gaetano con una logica, se vogliamo, però anche di concorrenza, nel senso che mi trova totalmente d'accordo l'idea che spostare il problema non cambia la situazione, nel senso che è assolutamente vero che se i crediti sono su un veicolo o nel bilancio della banca restano nel sistema e vanno gestiti. Parlando di concorrenza, non è detto che la banca che li ha erogati sia il soggetto più indicato per gestire i crediti quando raggiungono una fase, perché non tutte le banche hanno le stesse strutture. Sicuramente colgo l'idea che diceva Gaetano del settorista, però faccio anche presente che viviamo in un'epoca per cui le competenze sono qualcosa di centrale, e questo magari poi lancio un asset a tutti, diciamo, i nostri, certo, i partecipanti, come riflessione
sul sistema bancario dell'intermediazione, perché il settorista è un soggetto che nasce per dare credito, fare turnaround management, ristrutturare, gestire un'azienda che deve essere ristrutturata, è un mestiere che non necessariamente prevede le stesse competenze. In qualche caso può essere necessaria la competenza specialistica, e qui mi riferisco anche a quello che diceva Eugenio per quanto riguarda i fondi, quindi sicuramente no alle soluzioni che ammortizzano le perdite, no alle soluzioni che spostano i problemi, ma sì alla specializzazione, sì al coinvolgimento di soggetti che siano capaci di ristrutturare. Ricordiamo che anche la banca che ha erogato talvolta quei rischi di revocatoria può avere serie difficoltà nell'apportare nuova finanza, quindi ci servono delle soluzioni che, in quanto c'è una situazione di UTP nella quale c'è bisogno di una ristrutturazione, c'è bisogno di nuova finanza, può essere utile coinvolgere altri soggetti. E chiudo il discorso sull'intermediazione, anche lanciando un amo all'amico Eugenio Araio per quanto riguarda il rischio. Un tema forte dell'intermediazione finanziaria è che chiaramente l'epoca d'oro in cui si stava seduti e arrivavano i margini di interesse non c'è più. Oggi l'intermediazione finanziaria la vince chi è capace di prezzare correttamente il rischio, e questo comporta delle competenze specifiche. E le banche si trovano da un lato alla concorrenza delle fintech perché hanno meno costi, da un altro si trovano ad avere la necessità minore di una rete fisica, quindi ben venga quello che suggeriva Gaetano di dire: io sono il settorista, ho meno bisogno di infiliare, lo porto in sede centrale. Però è necessaria una riflessione complessiva su quella che è l'intermediazione, certo, creditizia, e probabilmente forse l'area di sviluppo maggiore è proprio quella della gestione dei crediti problematici, su cui lascio la parola, non so, a Riccardo o agli altri. Ok, allora. Il concetto mio era settorista, sì, come punto di partenza per sviluppare le competenze, perché in banca o abbiamo recuperatori o abbiamo settoristi, mm-hmm, no? Poi formazione quanto ok altro. Allora vado da Riccardo, così sì, coglie insomma l'assist, come diceva, e poi Eugenio assolutamente veramente fulmineo, perché sennò non riusciamo a seguire le altre cose, al massimo corriamo un po' di più dopo. Sì, infatti. Appunto, a proposito di condotta, ci sono io che faccio l'arbitro, però questo è importante, quindi voglio sentire tutti quanti. Allora Riccardo, tutto corretto quello che è stato detto. Però vorrei dirvi, sì, che il mio cuore sanguina quando io faccio le cessioni di UTP, ma nel 2021 il 50% di gross book value che ha ceduto la banca che, dove lavoro, e il deteriorato che rappresento è UTP. Allora, noi abbiamo... Quindi come dire, non c'è alternativa. Non c'è alternativa. Okay. Noi abbiamo una situazione, come dicevi tu all'inizio, dove ormai le sofferenze sono quasi meno degli UTP. Abbiamo una BCE che impone un NPL ratio che il 3,6, che già mi sembra un miracolo, è troppo alto perché è il 2,5% nel resto d'Europa. Abbiamo un calendar provisioning che ci assorbe ovviamente patrimonio sui crediti deteriorati, abbiamo l'impossibilità di fatto di andare ad aiutare gli UTP anche laddove sia possibile, perché così come soffro quando cedo, soffro anche quando i miei settoristi vengono tutti dal corporate, quindi stiamo parlando di persone non preparate, di più. Tornano a casa e mi dicono: Riccardo, guarda che questa situazione, questo tavolo, questa società si potrebbe salvare, ma noi non possiamo farlo. Ecco, allora a questo punto mantenere questi UTP sui portafogli delle banche vuol dire ucciderli. Sì, sì, è chiaro. Eugenio? Sì, ma Riccardo ha detto tutto. Nel no, senso lo so, che infatti anch'io non sono riuscito ad aggiungere altro perché cosa si poteva aggiungere. È vero, i tassi di recupero in house sono molto molto maggiori rispetto ai tassi di recupero in cessione, quindi ai prezzi di cessione. Abbiamo vincoli regolamentari per cui noi non possiamo fare operazioni lunghe, per esempio, perché abbiamo le logiche forbearance e le attualizzazioni che ci ammazzano. Qualunque cosa facciamo pesa sul patrimonio dell'istituto bancario, e teniamo peraltro una spinta del regolatore che ci induce ad abbassare gli NPL ratio sotto valori inferiore alla soglia del 5%, per cui abbiamo le mani legate. Ci dispiace non sostenere l'economia in questi casi, e questo noi lo sentiamo molto. Quando si tratta di banca locale e banca di territorio, questa incapacità è molto sentita, è quasi un fallimento rispetto ai rapporti con il territorio. E quindi
molto spesso, io lo dico anche per esperienza fatta, cedere a un soggetto esterno che ha meno vincoli regolamentari, mi riferisco a un fondo, può aiutare un'impresa. E a questo punto io ribalterei il problema sui fondi. I fondi devono acquisire, imparare a sostenere le imprese. Solo così possiamo creare un circolo virtuoso, banche, fondi, regolature. Ma domanda, non so se è una domanda banale, scusate, perché non lo fanno? Perché, come diceva prima Andrea, le competenze in questo momento sono nelle banche. Adesso, obiettivamente, c'è da dire... Le competenze sono nelle banche che però per certi versi hanno le mani legate, non possono fare nulla, quindi... Un settorista di una banca è una persona che ha almeno 20 anni di esperienza e ha un livello di inquadramento particolarmente elevato. Portarlo dall'altra parte deve avere un senso economico. Chiarissimo. E qui è un discorso... È un discorso molto macchinoso, molto lungo. No, chiaro, però anche questo, insomma, ci tenevo a chiarirlo. Allora, grazie per questo ulteriore giro di approfondimento. Io stavo chiedendo degli NPL perché è un'altra questione che non possiamo lasciare in sospeso, l'abbiamo anticipato e peraltro fa parte, insomma, dello stesso pacchetto, anche se, lo dicevamo poco fa, il mercato UTP complicatissimo, gli NPL sono... per così potremmo definirlo un mercato maturo su cui ovviamente tutti voi avete accumulato più esperienza, quindi probabilmente ci sono punti più chiari, però a questo punto cerchiamo di capire che evoluzione prevedete, cioè anche lì dove ci stiamo dirigendo. Massimo Famularo, riparto da te. Va benissimo. Allora, secondo me, diciamo, l'esperienza, cercando di distinguere tra il semplice deleveraging, cioè lo spostamento fuori dai bilanci, che come abbiamo detto è una cosa che magari aiuta certe banche, ma non aiuta il sistema. Io ritengo che alcune delle caratteristiche, sia in termini di competenze che di specializzazione, vadano assolutamente implementate ulteriormente. Sicuramente il mondo di NPL è un mercato molto più maturo. Abbiamo visto che, insomma, comunque l'esperienza per la Guare tra il 2016 e il 2019 più o meno sono transitati in termini di saldo netto quasi 200 miliardi di sofferenze al di fuori dei bilanci bancari, e di queste credo che circa 100-104 siano assistite da GACS, quindi in realtà, diciamo, il convitato di pietra è sempre un po' questo discorso della garanzia statale da cui siamo partiti. L'idea è che, secondo me, le aree di miglioramento risiedono sicuramente ancora una volta in una logica di gestione proattiva, soprattutto con un focus su real estate, perché tipicamente chiunque abbia una minima esperienza di workout si rende conto che fra i vari scogli che si trovano, uno dei principali è sicuramente il carattere immobiliare, perché quando c'è una scarsa liquidità dell'immobile, se non c'è un intervento proattivo, vediamo che c'è distruzione di valore per tutti, perché si susseguono le aste deserte, perde, diciamo, l'obbligato, il debitore finale, perché perde l'eventuale, diciamo, plusvalore che potrebbe avere se il bene andasse aggiudicato a un importo superiore a quello della creditoria. Perde la banca perché si aggiudica a un livello inferiore, quindi sicuramente una gestione proattiva dei sottostanti immobiliari è qualcosa su cui si è lavorato, quasi tutti i servizi si sono attrezzati con strutture di REOCO, si è attrezzata la normativa, perché adesso attraverso gli articoli 7.1 e 7.2 della legge sulle cartolarizzazioni consentono chiaramente un fluire più veloce dei veicoli immobiliari per acquisire gli immobili, o addirittura di conferire immobili a veicoli di cartolarizzazione, cosa che prima di questa innovazione non era possibile. Quindi, diciamo, sottostante immobiliare. E assolutamente ritorna un po' come un tormentone, ma è chiave il tema delle competenze, quindi c'è la capacità anche a livello corporate di estrarre valore dalle posizioni, anche in termini di piani di recupero, e direi quindi mercato maturo, specializzazione e competenze, insomma, come linee guida, poi non so se gli altri sono d'accordo. Certo, le competenze, insomma, un tormentone che però, insomma, da lì si parte, non è che si possa prescindere. Allora, Riccardo, sì. Visto che sei appunto accanto a Massimo, ripartiamo da lì e poi vado dai miei ospiti collegati. Cosa ne pensi? Poi si fa verso un ulteriore consolidamento del servicer, sì, di infatti. Cui abbiamo parlato anche prima. Insomma. Allora, il mercato delle sofferenze è un mercato, come abbiamo detto, maturo, che conosciamo tutti, che comincia ad avere determinati benchmark, che ormai è un mercato semplice rispetto al mercato molto complesso, al forse non mercato degli UTP, perdonatemi. Lo so, l'hai fatto intendere già anche prima, con il cuore che sangue. Tanto è vero, insomma, che però... nonostante tutto, anche i numeri che dicevi prima sono 30 miliardi versus 2 miliardi, quindi, insomma, si vede chiaramente. 31 miliardi complessivi, esatto, sì, 2 miliardi. Quindi chiaramente è anche il mercato che prediligo, anche perché di solito si cerca di fare le cose che si conoscono
conoscono meglio, no? Quindi, certo. Però è un mercato che necessita di un ulteriore sviluppo per forza, perché la cosa che mi ha colpito dei report che stiamo citando e che sono online è che nel 2015, momento di praticamente massima tensione sul deteriorato, eravamo a 350 miliardi. Oggi siamo a oltre 400 miliardi complessivamente. È vero che le banche si sono spogliate della maggior parte di questi crediti, ma in realtà li abbiamo soltanto spostati, come diceva prima Gaetano. Quindi sì, non è che li abbiamo risolti, li abbiamo soltanto spostati. Ed sono assolutamente d'accordo con Eugenio, a proposito di competenze, quando diceva i numeri di recupero interni sono molto superiori ancora. E questo, a mio parere, è una sfida che noi continuiamo a lanciare ai servicer, poi voglio sentire Andrea, perché obiettivamente ogni volta che io confronto i numeri nostri interni con i numeri di recupero dei nostri servicer o dei servicer delle nostre cartolarizzazioni, mi viene un sorriso amaro, ma mi viene un sorriso, perché siamo più bravi. E ci sarà un motivo, adesso non lo so, dovremo cercare di capirlo. Il discorso dei servicer e delle concentrazioni. Sì. La pandemia ha lasciato anche qui, credo, qualche segno. Perché la pandemia ha portato, e si vede proprio nelle grosse operazioni di cartolarizzazioni, ha portato a una forte riduzione dei recuperi. I servicer vivono di questo. E non soltanto quelli che gestiscono masse acquistate, ma anche quelli che gestiscono masse in gestione da parte delle banche, perché la pandemia ha portato una riduzione di recuperi dovuti ovviamente a quello che ci possiamo immaginare, pensiamo anche solo alla sospensione delle aste, per dirne una, ma ce ne sono comunque tante. Innumerevoli ragioni, ma ha portato anche a un congelamento, ce lo diciamo da tanto troppo tempo, una sorta di bolla per quanto riguarda le nuove classificazioni, moratorie, liquidità garantita da MCC e quant'altro, hanno portato a ridurre le nuove classificazioni in maniera, se vogliamo, anche forzata, perché per legge. Addirittura noi, se andiamo a vedere il decreto Cura Italia, c'era addirittura uno stop alle classificazioni, alle nuove classificazioni, al deterioramento. Proprio sì, uno stop per legge. Sì. È chiaro che questo ha portato anche a una riduzione dei flussi verso i nostri outsourcer che gestiscono le posizioni. Per cui chi ha le spalle larghe, come il servicer che oggi è rappresentato da Andrea, e vabbè, insomma, diciamo fatta, che diciamo, in qualche modo va avanti. Più, esatto. Chi ha le spalle meno larghe, sicuramente qualche problemuccio ce l'ha. Ed è una cosa non bella, perché nella varietà dei servicer si trovano le specializzazioni. Se si fanno le concentrazioni, la speranza è che i grossi si specializzino. Assolutamente. Allora, domanda basica per Andrea, l'ha già fatta anche Riccardo. Chi non ha le spalle larghe come fa quindi in questo contesto? No? Perché di quello dobbiamo parlare, perché chi ce la fa, seppur tra tante difficoltà, insomma in qualche modo resta in piedi. Chi non ha le spalle larghe? Allora, chi non ha le spalle larghe inevitabilmente, come dire, tenderà a una concentrazione. Ora, c'è da dire che chi è passato attraverso una grande capacità di resilienza, per cui io credo, non voglio dire che il peggio è passato, perché c'è tutto lo scenario di guerra che non sappiamo bene che cosa ci riporterà. Però quello è un cignone nero mezzo, enorme che non sappiamo quella come è un gestire. Enorme, magari ne parliamo dopo, però lì veramente bisognerà poi capire e vedere, so che c'è una domanda. Però il tema, come dire, io voglio dire, vorrei fare un po', lanciare una piccola provocazione sulla concentrazione in linea con quello che diceva Riccardo. Ora, la concentrazione alla fine fa bene agli azionisti, fa bene ai fondi che posseggono i servicer, ma non fa bene più di tanto al sistema, nel senso che queste macchine enormi, gigantesche, sempre più grandi, che si vedono poi alla fine, come dire, tendono magari a gestire gli account più importanti, a gestire marginalmente gli account più piccoli. Io credo che ci voglia una certa massa critica, ci voglia una certa dimensione critica per poter essere un servicer professionale che investe sulla formazione, che investe sui dati, sulle tecnologie, sui modelli di servizio. Però il gigantismo ostinato che abbiamo visto negli ultimi anni, no, diventare un po' sempre più di moda sia a livello italiano, europeo, mondiale, secondo me non è un valore assoluto per chi di questo lavoro vive, cioè per le persone che lavorano nei servicer, per le banche e per i debitori che in qualche modo vengono gestiti.
è un valore per chi li possiede perché crea economie di scala, indicatori, quotazione, ago e così via. Cioè, quindi, voglio dire, la concentrazione ci sarà, non è un valore in sé. Io credo che il mercato sia maturo sicuramente, o quantomeno bisogna essere un po' attenti sul dire maturo, perché sicuramente sta sui picchi o comunque su livelli molto elevati di volumi per tutto quello che è successo. Ma è comunque un settore abbastanza giovane per quello che vediamo oggi, cioè di servizi veri, strutturati, che possono gestire con una relazione soddisfacente di lungo periodo il rapporto con le banche, sì, ne abbiamo alcuni, però ancora c'è molto da fare, c'è molto da fare per arrivare a una valutazione trasparente delle posizioni, a un discorso molto chiaro basato su dati oggettivi da fare con i clienti, da fare con i mandanti, poter mettere in condizioni le banche da cui prendiamo i mandati di conoscere effettivamente qual è il valore, quello che succede sui portafogli e dare quindi un livello di servizio ancora migliore, credo che sia la strada per poter gestire nuove ondate e comunque il futuro che a breve termine ci Ok, aspetta. allora Eugenio e poi Gaetano, stessa cosa, insomma, come ripartire, come guardare al futuro sulla base di ciò che già è emerso. Sì, allora diciamo che sui servicer io sposo in pieno ciò che è stato detto dai miei precedenti colleghi, esattamente quello che accade e che quello che noi osserviamo, però mi preoccupa una cosa. È vero che noi siamo coscienti del fatto che il recupero in-house sia più elevato come percentuale rispetto al recupero esterno fatto dai servicer, ma io noto una spinta sempre più maggiore della vigilanza a far sì che le banche comincino a valutare i business plan che sono redatti e rimessi dal servicer o dal cessionario. Questo potrebbe indurre nel tempo a un collegamento tra la valutazione del business plan e il valore del titolo ricevuto o contro GACS o contro come FIA, andando a scaricare i deficit di performance sul valore del titolo, il che determinerebbe un nuovo bagno di sangue per le banche. È solo questo che a me preoccupa rispetto ai servizi. Non so se voi siete d'accordo, perché sento più voci che inducono le banche a dire: guarda il business plan, guarda nell'ottica del tasso interno di rendimento, vammi a dire se questo tasso interno di rendimento è coerente con la valutazione del titolo che tu hai preso a fronte della cessione. Tutto qui. Tutto qui, Gaetano, a te. No, lo so, tutto qui nel senso che è Allora, giusto dire tutto qui, però cosa dire adesso, Gaetano? perfetto. Allora, io partirei da un contesto, che è quello mio personale e che penso di essere anche l'unico. Sentite? Sì, certo. Penso anche essere l'unico che può parlare con coscienza di causa di questo tema. Perché l'unico? Perché tra i partecipanti oggi sono l'unico che ha in essere un full outsourcing preceduto da un'operazione di scissione di ramo d'azienda. Personalmente nel 2016 abbiamo esternalizzato tre funzioni aziendali per circa 70 persone. Di queste funzioni aziendali, una in particolar modo, cioè il settore NPE, è ancora sotto la responsabilità della struttura di Andrea Ricci. Questo che cosa ha comportato? E faccio un mio esempio e poi un esempio anche su Intesa. Ha comportato che la banca ha esternalizzato e ha esportato presso un altro soggetto risorse operative per creare all'interno una struttura di outsourcing management. Il case story fatto l'anno dopo è il rapporto tra Intrum e Intesa. Bene, Intesa ha esternalizzato presso Intrum circa 630-680 persone, la sua struttura di outsourcing management, che è sotto la Camilla Tinari, sono circa 200 persone. 200 persone che hanno dovuto imparare una professione, perché il monitoraggio di un outsourcing ha degli aspetti regolamentari, degli aspetti, come diceva il collega Crow, di anche valutazione dei business plan, ma anche di gestione della relazione, ma soprattutto poi verso l'esterno, verso il regolatore. Questo se ne batte. Per il regolatore, l'outsourcer è sempre la banca. Ok, quindi questo è un aspetto
importante, un ulteriore cambio di pelle, un ulteriore cambio di pelle all'interno della banca e della struttura. E, non so chi di voi ha, Riccardo mi sembra che ha qualche portafoglio esternalizzato, chiaramente non con una struttura come la mia, ma potrà dire che gestire l'outsourcing è quasi altrettanto oneroso dal punto di vista dell'impegno e delle risorse che non gestirsi il portafoglio in casa. Noi abbiamo dei portafogli appunto in outsourcing, abbiamo un ufficio outsourcing che li segue, che fa le statistiche trimestrali, mensili e quant'altro, effettivamente è un altro mestiere, è un mestiere complesso. Ed è il motivo per cui appunto noi facciamo i confronti, come dicevo prima, citando anche Eugenio, e ci permettiamo di ritenerci ancora bravi. È vero quello che dice Gaetano, cioè il tema è un po' la necessità, cioè allora uno dice, ma è un po' come il discorso prima degli UTP, ma se siete così bravi, allora perché andate verso l'outsourcing? Il motivo sono costi, riduzione del personale e riduzione, un po' stile Intesa, diciamo citando Messina, la volontà di eliminare il problema. Il problema non è più mio, anche se qualcuno recupera meno, anche se i clienti verranno bistrattati. E variabilizzazione totale dei costi, no? Facendo il mio esempio, io ho messo di là 77 persone che ora sono in payroll a Cerved, e Cerved la pago su base tutta variabile in base all'andamento del suo lavoro e della gestione. Sì, Andrea, visto che sei stato citato, insomma, se vuoi dire qualcosa, poi andiamo verso le conclusioni, ma devo chiedere una cosa importantissima adesso, nel contesto attuale. Se posso, io vengo da una banca, io ho fatto prima risk manager e poi responsabile di una piattaforma in una banca, una piattaforma anche particolarmente stimata all'esterno. Per cui il concetto che il service faccia meglio per definizione non l'ho mai sposato, però posso dire, esperienze personali, che ci sono degli ambiti in cui i servicer fanno bene e degli ambiti in cui le banche non vanno bene. Abbiamo noi gestito una banca grossa per un certo periodo, in un anno abbiamo triplicato i suoi tassi di recupero, chiaramente veniva da una situazione particolare, però diciamo che io credo che il valore del servicer non sta tanto nelle performance in sé, che in qualche modo a un certo punto dipendono dal sottostante, dal contesto, tante cose. L'importante è riuscire ad assicurare il cliente che le azioni sono tutte fatte, dargli visibilità su quello che succede e dargli visibilità sulle lavorazioni, cioè sul fatto che il portafoglio è tutto gestito. Questo credo che sia veramente un elemento chiave, è molto banale come concetto, ma credo che riuscire a tranquillizzare i nostri clienti su questo aspetto sia uno dei nostri elementi chiave di successo. Al di là poi delle performance che arrivano o non arrivano, a volte non è necessariamente legato all'attività. Ok, allora dobbiamo avviarci a conclusioni, poi noi naturalmente nel corso della giornata riprenderemo anche alcuni di questi concetti, ma comunque ci sarà modo magari di approfondirli in un secondo tempo, ma io non posso non chiedervi, mi rendo conto che è complicato, lo abbiamo detto qua e là più volte in tutte le varie analisi, non posso non chiedervi che cosa potrebbe portare la guerra in Ucraina, fermo restando che non sappiamo assolutamente, anche solo a partire dal timing, cioè quanto durerà, e questo ovviamente è un aspetto importantissimo, cioè quali sono gli impatti diretti e secondari che potrebbe avere poi sul vostro lavoro. Allora Eugenio, riparto da te questa volta, vi chiedo insomma un po' una sintesi, ma credo che a prescindere da tutto, proprio perché c'è un'incertezza che aleggia, sia anche complicato poi purtroppo in questo momento entrare nel dettaglio, ma insomma che cosa vi potrebbe spaventare di più, quali impatti potrebbero esserci? Innanzitutto io penso un impatto che mi aspetto da questa vicenda è una ricomposizione geopolitica e economica del mondo, nel senso che la Cina ha un ruolo prevalente in questa vicenda, e la Cina potrebbe cambiare un po' di cose a livello economico e a livello mondiale. Di sicuro ci sarà un effetto inflattivo, un incremento di inflazione. Io mi aspetto anche un leggero incremento delle probabilità di default e quindi la rischiosità implicita. Ovviamente cambieranno i scenari. Per quanto riguarda la nostra attività, mi riferisco all'attività di risk manager, noi dovremo rivedere quelle che sono le assunzioni ai fini della compilazione del resoconto ICAP, che va a vedere insomma la bontà del capitale per la sostenibilità del business model, e quindi penso qualche piccola frenata il sistema l'avrà.
Beh, e certo. Dovremmo riconsiderare certi comportamenti anche verso i settori economici a cui ci riferiamo. Certo, beh, basti pensare che in generale, economicamente parlando, siamo passati da un'ipotesi di ripresa barra crescita addirittura, no? Lasciandoci alle spalle il Covid, poi con la situazione geopolitica in Ucraina invece addirittura parliamo di situazioni di default, di recessione per alcuni paesi, quindi figuriamoci. Però permettetemi di fare una battuta, sì, almeno sì. La guerra in Ucraina ha fatto dimenticare il Covid in questo momento. Sì, secondo me adesso stanno dando degli input proprio per non farcelo dimenticare, anche questa è una battuta ovviamente, però insomma si spera che effettivamente prima o poi possiamo lasciarci alle spalle almeno il Covid, certo, e affrontare un problema per volta, però assolutamente sì, almeno purtroppo parliamo di altro e purtroppo parliamo di questo, però appunto analizziamo un problema alla volta che è meglio. Allora Gaetano, anche a te su questo, cioè quali impatti potranno esserci? Ma questo è uno dei casi in cui purtroppo l'Italia nel mondo europeo, diciamo, ha dei temi diversi, no? Noi abbiamo un regime sanzionatorio su base mondiale europea che premia solo quei paesi che hanno una bilancia negativa. Se poi splittiamo il rapporto Italia-Russia, ci sono delle considerazioni, soprattutto su base regionale, importante. Base regionale intendo regione per regione. Io sono meridionale di origine, ma nato e cresciuto a Bolzano e praticante dello sci. Fino a prima della guerra, se lei provava a prenotare qualcosa in Val Gardena, in Val Badia, non trovava nulla. Perché in questo periodo sono le vacanze da scuola, soprattutto del mondo russo. Se lei ora prova ad andare su Booking, gliele tirano dietro. No, beh, non ho dubbi, certo. Ok? Certo. Poi ho degli amici in Veneto, in Toscana e a San Giuseppe Vesuviano, piuttosto che a Ottaviano, che sono fazzonisti. Il fazzonista è colui il quale riceve del tessuto e di un modello, prende e manda direttamente ai negozi. Il mondo del lusso italiano non esiste più il franchising, ci sono i negozi di proprietà direttamente delle grandi case. Questi negozi sono stati adesso chiusi. Uh-huh. Che cosa vuol dire questo? Che il regime sanzionatorio, che sicuramente è importante, purtroppo darà una mazzata alle imprese italiane notevoli, imprese italiane che sono più venditori verso le Russie, certo, che hanno a che fermo fare restando, fermo restando, sì, che non mi ricordo chi all'inizio diceva che poi ci sono i casi invece delle aziende tipicamente industriali che purtroppo vedono andarsi per il camino il loro margine dovuto all'incremento dei costi, okay, energetici. Ma qui mi ricollego anche alla scelta scellerata dal punto di vista macroeconomico di aver lasciato a un referendum la scelta della politica economica energetica del paese negli anni 70. Tanti errori che bisognerebbe riprendere, purtroppo non si possono più riprendere, speriamo di non farli più. Peraltro rapporti commerciali, ma anche indotto per il nostro paese, è stata già stimata la perdita per esempio per quanto riguarda gli hotel da parte dei russi che arrivano da noi in una cifra enorme, 900 e passa milioni. Beh, lei pensi l'elicottero che porta a San certo, Cassiano, sì, che sì, parte sì, da Bolzano, quindi ora magicamente è tutto riaperto. Le economie sono tutte penalizzate. Allora, devo chiudere, ma vado da Andrea e poi i miei ospiti in studio e chiudiamo questa tavola rotonda. Allora, guardi, parlo un attimino con la mia vecchia anima da risk management. Nel mm-hmm. 2008, quando c'è stata la crisi di Lehman, no, la famosa crisi che poi non è mai finita, sì, in qualche modo, i tassi di default delle banche sono schizzati, sono andati su 4, 5, 6 volte. E in quel momento gli UTP non c'erano, praticamente c'erano gli incagli, ma erano, come dire, quasi non c'era, andava tutto direttamente a sofferenza. Tutto quello che è venuto giù erano le componenti più rischiose dei portafogli, che in quel momento erano classificate performing sulle classi di rating più alte. Hanno avuto tassi di default del 15, 20, 25%, una catastrofe. Tutto questo adesso non è successo, no? Con la pandemia ce lo saremmo dovuti aspettare un po' meno, ma non è successo perché è intervenuta l'Europa, è intervenuto lo Stato, sono intervenuti tanti sostegni all'economia, che hanno anche tante manovre un po' tecniche sui bilanci, che hanno permesso di non far emergere tutto questo, okay, questa situazione, ed è stato piuttosto buono. Ora, se come verosimile, con una situazione di guerra, diciamo, un po' duratura, con tutti gli effetti che ha citato molto chiaramente Gaetano, diciamo, arriva un ulteriore colpo sull'economia, e se
diciamo, il governo, l'Europa non ha più le risorse, non è più abbastanza per poter supportare tutto quanto il sistema, in un contesto in cui i portafogli di UTP, che sono dei performing ad altissimo rischio, i portafogli di Stage 2, quelli che sono performing ad alto rischio, stanno aumentando tutti. Il rischio che ci sia una nuova ondata di sofferenze piuttosto importante, secondo me, a questo punto è abbastanza È concreto. abbastanza elevato e concreto. Riccardo, poi Massimo in chiusura. Sì. Allora, è inutile che continui a dire quello che è già stato detto, cioè a livello, io parlo del territorio che presiede la mia banca, che è un territorio comunque, che per esempio in particolar modo il nord Italia e la Brianza, che è molto legato diciamo, a questo tipo di commercio. Noi avevamo già avuto una prima pulizia, perdonatemi, quindi diciamo un contraccolpo importante nel 2014 con la guerra di Crimea, con l'inizio delle Certo. prime sanzioni, che tutti Certo. quanti, è passato un po' sotto traccia, tutti quanti abbiamo sottovalutato e ce ne rendiamo conto adesso, ma che aveva portato a di fatto una sorta di allontanamento sia della banca sia della clientela a rapporti diretti. I danni indiretti ce li siamo detti tutti, noi stiamo facendo delle valutazioni proprio sulle aziende energivore per cercare di capire l'impatto dell'aumento del gas e del gasolio, quindi banalmente questo. Ci sono anche degli elementi indiretti che ci mettono un pochino in apprensione perché questa volatilità pazzesca della borsa sta portando non solo alla clientela. E quindi la raccolta, la clientela che ha depositi da noi, gestioni patrimoniali, a trovarsi in crisi e a venire da noi a chiedere perché sta succedendo Certo. tutto questo, ma banalmente anche aziende che avevano messo azionario a garanzia delle loro linee di credito che si trovano in difficoltà. Quindi Assolutamente. anche magari che non hanno nessun collegamento con la Russia e si trovano in difficoltà. Chiudo con l'unica cosa che non possiamo calcolare, ma che è quella che mi dicono i miei settoristi che mi fa ancora Sì. più male. I nostri clienti in difficoltà vedevano l'uscita dalla pandemia e adesso non vedono più un orizzonte, Vero. stanno Davvero. perdendo la È vero. volontà di andare avanti. E questa è forse la cosa peggiore in assoluto. Assolutamente. Sì, ma quella è l'incertezza, il sentiment, il futuro, cioè, si abbatte tutto, non si fa più nulla, quindi come si fa a ripartire? Massimo. Allora io cerco di invertire un po' perché chiaramente purtroppo tutto quello che è stato detto è verissimo e Certo. dà un ovvio carattere pessimistico. Io credo che volendo trovare un minimo, non dico di ottimismo, ma di luce meno negativa, il messaggio può essere: qualche giorno fa la sola notizia della possibilità di emissione, di una nuova emissione di Eurobond da parte della Commissione europea volta a gestire l'energia o la crisi bellica, di fatto ha fatto risalire le borse. Quindi in realtà Come no, hanno avuto questo rimbalzo incredibile. Diciamo, esperienza recente anche con Next Generation EU ha sostanzialmente visto che le nazioni europee di fronte alle difficoltà si uniscono e lavorano insieme e in qualche caso mutualizzano addirittura i debiti col programma. Certo, certo. Quindi va ricordato che sicuramente il problema al netto della chiara tragedia umanitaria del popolo ucraino, il tema del conflitto diciamo dovuto all'invasione, è uno shock asimmetrico, cioè qualcosa che colpisce molto fortemente alcuni paesi, pensiamo all'Egitto che dipende per il 70% delle importazioni di grano, purtroppo anche l'Italia che è il primo importatore di gas e il settimo di petrolio, Certo. però a livello di economia mondiale si tratta di shock innanzitutto temporanei che potrebbero verosimilmente essere assorbiti e probabilmente anche adesso si parlava delle ultime sanzioni rispetto al petrolio e alle altre attività, c'è la speranza che forse il fatto che ormai l'economia mondiale è globalizzata e che quindi c'è un'interdipendenza che impedisce alla Russia di fare azioni senza trovarsi ormai anche lei stessa in ginocchio Ma perché no, certo. viene Beh. adesso, ci porti uno scenario positivo, diciamo, nel quale essenzialmente comunque sicuramente i prezzi saliranno molto. Avremo dei contraccolpi sulla crescita, ma potremmo, diciamo, in qualche modo auspicarci che ci sia anche una reazione da parte delle autorità di politica economica, sia monetarie, evitando le restrizioni che ci attendevamo per i prezzi, sia dal punto di vista fiscale, magari con un nuovo Certo, tra piano. l'altro la Russia ha già stato stimato un crollo del PIL del 9%, senza contare che è isolata totalmente, quindi visto che hai Assolutamente. parlato di globalizzazione, dobbiamo fare i conti con questo e poi buon auspicio anche a livello europeo che sia la volta buona per portare avanti insieme tutto ciò che finora insomma, è stato un po' disgregato, no? Quindi debito pubblico comune già col Covid che possa replicarsi anche adesso, oltre a tutte altre questioni tipo la difesa, ma ci sarà modo di parlarne. Però insomma questo è vero.
problemi li abbiamo analizzati, vediamo anche con un minimo di spiraglio per dare anche, come dire, questa ventata ai clienti che giustamente non vedono invece la luce. Allora, grazie mille Massimo Famularo, vi saluto velocemente, Riccardo Marciò, Eugenio Alaio, Gaetano Lattanzi, Andrea Ricci, è stato veramente un momento di incontro molto interessante, grazie per essere stati con noi. A tutti, insomma, un saluto complessivo. Grazie, noi continuiamo grazie a voi. Grazie, alla prossima, naturalmente vi aspettiamo presto e noi continuiamo con i lavori ancora.